Mobilitazione di Fratelli d'Italia contro l'ipotesi di una legge sullo ius soli, la cittadinanza, ai bambini nati in Italia. Gli esponenti comaschi del partito di Giorgia Meloni, che organizzeranno una serie di banchetti nel capoluogo e sul territorio, chiedono anche alla prefettura informazioni precise sul numero di immigrati presenti stabilmente in città e sul territorio. La nuova campagna è stata annunciata questa mattina dal segretario provinciale Stefano Molinari, dal segretario cittadino Enrico Avalli e dal parlamentare comasco Alessio Butti. Non siamo assolutamente d'accordo con il principio dello ius soli, tantomeno con quello dello ius culture, e quindi stiamo combattendo a livello parlamentare una battaglia di principio per difendere le nostre tradizioni e la nostra cultura. Una legge che consenta agli stranieri di diventare cittadini italiani c'è già dopo la maggiore età e ci sembra che quello sia un percorso anche anagraficamente sufficiente per consentire questo. A come sul territorio provinciale per Fratelli d'Italia deve essere affrontato anche il tema degli immigrati che sono stabilmente presenti in città ma senza che esista una reale fotografia della situazione. È evidente che vi siano decine e decine di stranieri, non sappiamo se regolari o irregolari, in alcune zone della città, ad esempio allo Scalo Merci, ad esempio nella zona della Valmulini, ma ci sono molte altre situazioni di questo tipo anche sul territorio della provincia.